Io arrivo in Giappone 8 anni fa, dopo un'esperienza di 14 anni nel mondo ristorativo. Ero chef in un ristorante e un giorno ho deciso di lasciare tutto e di intraprendere questa avventura, grazie anche a mia moglie che era giapponese e vivevamo insieme in Italia. Arrivo qua e inizio a vendere tartufi di ristorante in ristorante, senza conoscere le lingue. E il business ha discreto successo da subito e quindi l'anno successivo decidiamo di fondare l'azienda e di introdurre formaggi e salumi, che sono tuttora il nostro business principale. Ho capito fin da subito che i giapponesi sono dei grandi cultori del mangiare e del bere bene. E apprezzano i prodotti di alta qualità. 2 anni fa, dopo 4 anni in affitto, abbiamo deciso di investire nello stabilimento dove ci troviamo adesso. L'abbiamo completamente adattato, ristrutturato e adattato alle nostre esigenze. E sotto abbiamo fatto una linea di affettamento per il taglio e confezionamento dei salumi. Per la grattugia del formaggio, per il taglio e confezionamento dei formaggi e questo è il nostro punto logistico da dove arriva e parte tutta la merce che noi vendiamo e lavoriamo, insomma. Questo è lo stabilimento che abbiamo acquistato 2 anni fa con un investimento di 6 milioni di euro, dove abbiamo lo stoccaggio della merce e in più ci sono le linee di produzione, di affettamento e di grattugia del formaggio. Entra la merce tutte le settimane, arriva due volte a settimana via aerea e più abbiamo una nave che entra una volta alla settimana, quindi la merce che arriva via mare. I giapponesi tendono ad essere molto precisi e non vogliono imperfezioni nei packaging, nel prodotto. E anche per questo è stato un motivo che ci ha spinto a investire e confezionare il prodotto qui in loco, quindi con un controllo da parte nostra e da parte degli operatori giapponesi che sanno bene cosa richiede il mercato. Il primo negozio è nato nel 2020 ad Azabu Juba. Ho voluto ricreare un posto italiano senza scendere in compromessi, sai che chi investe in Giappone o i giapponesi che fanno qualcosa qui in Giappone tendono sempre a riadattare la tipicità italiana con il Giappone. Invece io ho voluto fare una cosa senza nessun compromesso, quindi fatto in stile 100% italiano, nel cuore di Tokyo, ricreando una cantina sotterranea dove addirittura ho la possibilità di stagionare forme. Quindi a temperatura e umidità controllata, anche per far capire come nasce il formaggio, quindi non uno che va là e decide di comprare vede anche com'è il prodotto in origine, no? La mia azienda ho dato un'impostazione italiana e questo ha permesso anche ai dipendenti giapponesi che arrivavano da altre realtà puramente giapponesi di vedere una cosa nuova, una novità e devo dire che si trovano molto bene. Il Giappone è un paese molto preciso, precisissimo ed è questa una delle cose che manca all'Italia. Io lavorando sia con aziende italiane che con aziende giapponesi noto molto questa cosa, soprattutto la puntualità. Ma io sono di Bassano e quindi tengo molto, molto ai miei prodotti della mia terra e per questo abbiamo cominciato qualche anno fa con l'importazione degli asparagi e attualmente copriamo il 70% del mercato di asparagi italiani in Giappone. In più qualche anno fa abbiamo cominciato con l'esportazione di prodotti giapponesi verso l'Europa, il wagyu, la soia, il miso, tutti prodotti sempre di altissimo livello. Che distribuiamo poi in Italia e in Europa a ristoranti importanti.